piacere veramente andare a presentare amministratori e candidati della Lega. Qui con Tiziano, che lui è anche un grande imprenditore, è una persona che sa lavorare, che si è fatto da solo. Io sono al tavolo con due grandi imprenditori e ho la fortuna di conoscerli da vicino. Lei ha parlato di bellissimi progetti territoriali, ma secondo lei che cos'è l'economia del verde? Cioè, da dove bisogna cominciare per creare un'economia sul verde? Allora, l'economia circolare, che è quella che che è la politica che ho sempre attuato da quando ero sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, è una politica, deve essere una politica concreta, come dicevo prima, una politica che va a salvaguardare l'ambiente, ma nel contempo va anche a salvaguardare l'economia del nostro paese e dei nostri posti di lavoro. Economia circolare vuol dire, partendo per esempio dal piano dei rifiuti, da un'impiantistica completa che chiuda il cerchio dei rifiuti, creare impianti affinché i nostri rifiuti creino economia e che non siano un problema, quello che succede in tutti gli stati europei, per esempio, sviluppare delle politiche ambientali con dei combustibili alternativi, come per esempio dalla frazione umida, dal forsu e dagli scarti di agricoltura, creare quegli impianti che diano il biogas e il biometano. Basti pensare che con 70 kg di rifiuto umido un'auto può correre 100 km. Allora cominciamo a sfruttare i nostri rifiuti e cominciamo a trattarli da risorsa e non da problema. Noi qui in Abruzzo abbiamo, diciamo, una delle regioni più verdi d'Italia, abbiamo molti parchi nazionali per la protezione degli animali, eccetera. Molte volte queste strutture hanno dei problemi economici, proprio di gestione nel fattore economico. Secondo lei quanto è importante avere dei cittadini, dei primi cittadini capaci nel saper creare attrattività a questi parchi e soprattutto creare appunto un'economia sfruttando quella che è la natura? Sì, questa regione la conosco bene perché ci sono stata per lavoro e è una regione straordinaria. Conosco la realtà dei parchi, che anche quella è una realtà incredibile, ma soprattutto che anche quella può creare economia salvaguardando quelle porzioni di territorio meraviglioso che avete. E io credo che un amministratore sia una parte fondamentale dell'economia di un parco, perché innanzitutto facendo squadra anche con la presidenza e con il consiglio direttivo del parco possono comunque dare vita a quei progetti importanti per salvaguardare non solo le attività all'interno del parco, ma tutta una realtà imprenditoriale che gira intorno. Quindi io credo che sia anche quella una partita e una sfida molto importante. Lei oggi ha parlato, diciamo, dell'importanza di avere uno staff, una costruzione, diciamo, un team capace di saper leggere i bandi che lei diciamo, mette a disposizione gratuita per tutti, certo, gli amministratori della Lega. Il candidato sindaco ha parlato di una filiera. Quanto è importante rimanere, diciamo, nei fondi europei, rimanere in Europa per rilanciare un territorio come Avezzano? No, è importantissimo. Adesso, se vogliamo parlare di Europa, questa è un'Europa che secondo noi non è che vada molto bene, andrebbe modificata e cambiata sotto tanti aspetti, però sotto il profilo degli investimenti delle comunità europee, cioè, è fondamentale. Io infatti ho proprio organizzato questo staff di persone, il meglio che c'era sul mercato, diciamo, perché da imprenditore io cerco sempre per il meglio, certo, da dare soprattutto in questo momento che sono in politica, tutti ai cittadini, ma soprattutto al mondo dell'impresa e agli amministratori, perché era quello che mi chiedevano. Gli amministratori, molti non sapevano come fare ad accedere ai bandi europei, non sapevano come comportarsi, come fare. Allora ho pensato che fosse giusto dare un servizio di questo genere, perché prima nessuno l'aveva mai fatto, cosa che invece io penso che sia una cosa normalissima doveva essere. Invece ho trovato questa carenza da parte un po' di tutti i parlamentari europei precedenti e ho provato a fare questa cosa, ho avuto un grande riscontro perché mi chiamano tantissimi, mi chiedono e poi dopo io giro tutto quanto ai professionisti, perché, certo, è giusto che vadano avanti i professionisti. Certo.
Candidato, sì, visto che stiamo insieme, lei oggi ha proposto, ha lanciato una nuova, precedentemente aveva lanciato l'assessorato all'agricoltura, oggi ha lanciato l'assessorato alla comunità europea. Il collegamento della filiera con la Lega, grazie anche a Casanova, anche diciamo alle varie strutture che ha la Lega in ambito nazionale, e la domanda è: da dove vuole iniziare l'indomani con l'assessorato per l'Europa? Qual è il suo primo progetto che vorrebbe presentare? Ma guardi, ho presentato l'altra volta l'assessorato all'agricoltura e oggi questo qui, che sono sostanzialmente le attività produttive, rientro nel campo delle attività produttive. Chiaramente la valorizzazione di questo territorio, come già detto più volte, parte dal Fucino che è l'orto d'Italia, perché valorizzando quella che è l'agricoltura locale con i fondi europei, quindi spingendo con l'assessorato regionale all'agricoltura su questo patrimonio che abbiamo, secondo la nostra visione politica programmatica, ci saranno opportunità interessanti per le aziende che ricoprono questo territorio. Perfetto, pensa di comunque sia di avvalersi di una figura esterna in questo assessorato, come ha fatto ad esempio l'onorevole parlamentare creandosi uno staff e quindi affidando una figura esterna, o ha già individuato diciamo un suo candidato? All'interno delle nostre strutture abbiamo già delle persone che lavorano già in contatto con lo staff dell'onorevole Casanova, chiaramente di concerto con lui andremo ad identificare quella che è la persona migliore da poter mettere a disposizione del comune di Avezzano e della struttura dell'europarlamentare, in modo che parlino la stessa lingua, dialoghino sui stessi progetti in maniera da poter portare in questo territorio dei soldi veri, reali e concreti. Oggi lei, prima di iniziare a parlare, ha lanciato un po' una frecciatina su quelle che sono le autostrade abruzzesi. Non diciamo una delle problematiche diciamo, che abbiamo nell'Abruzzo, ma un po' in tutta Italia. State lavorando per risolvere anche questo problema oppure... Era soltanto una battuta così? No, non è una battuta. La Lega, la Regione Abruzzo, insieme a Marco Marsilio, insieme ai nostri assessori, ai nostri consiglieri, stiamo cercando di mettere in piedi un progetto di riqualificazione del sistema della viabilità di questa regione, che da troppi anni è stato sostanzialmente abbandonato. Vogliamo riaprire con fermezza e durezza un confronto con il governo, perché si tratta di inciviltà la realtà delle autostrade che collegano l'Abruzzo con il resto d'Italia, con code chilometriche, con autostrade non sicure, con disagi di ogni tipo, e voi sapete che il sistema della viabilità è alla base di ogni cosa, per l'arrivo e la partenza delle merci e quindi per l'economia, per le nostre imprese, per le nostre grandi imprese e chiaramente per il lavoro e per il turismo. Questa è la grande sfida. La cosa che dispiace di più è che questo governo del Partito Democratico e del 5 Stelle ha completamente cancellato dalla propria agenda politica ogni forma di intervento al sostegno, al potenziamento e al miglioramento della viabilità di questa regione. Quindi abbiamo il compito non solo di riportare al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e dell'agenda politica questo tema, ma di proporre una serie di soluzioni che, rispetto alle quali apriremo il confronto e la sfida con il governo. Le ho fatto questa domanda perché precedentemente il candidato Genovesi ha parlato di un treno, di prendere il treno della crescita. Come appunto pensare ad una crescita, avere ancora delle problematiche di viabilità, credo che sia un grande handicap. La comunità europea è fondamentale, come abbiamo visto, per il rilancio in particolar modo nell'agenda 2030, di lanciare quello che è il benessere, è stata anche una delle prerogative della campagna elettorale della Lega qui nella città di Avezzano. Il candidato Genovese punta molto sul rilancio dell'agricoltura, sul rilancio di quelle che sono le attività culturali, eccetera. Come regione, quali sono diciamo, i progetti che pensate appunto di portare nella Marsica per aiutare diciamo, e sostenere queste idee del candidato Genovese? Se già le avete individuate, su quale state lavorando? Innanzitutto credo che la qualità dell'offerta programmatica che la Lega ha messo in campo per il rilancio di Avezzano e della Marsica credo che non abbia uguali nella storia politica di questo territorio. Idee chiare per il rilancio dell'agricoltura, sviluppo dell'occupazione, sicurezza, ambiente, sono temi rispetto ai quali la fase della programmazione è in continua evoluzione, perché
Noi partiamo da idee ben precise che poi sviluppiamo attraverso il confronto con gli ordini, le associazioni, le categorie, i commercianti, gli agricoltori, gli operatori del turismo, perché soltanto i tuttologi possono pensare di avere la soluzione in tasca per risolvere i problemi. Noi abbiamo delle idee ben chiare, noi riteniamo che l'agricoltura debba essere l'asse portante del rilancio economico ed occupazionale di questo territorio, così come quello della grande industria, così come anche quello del turismo, ma anche della qualità di vita. La Lega ha presentato la legge Abruzzo Regione del Benessere, il progetto pilota che sta partendo proprio per Avizzano, città del benessere, quindi non sono soltanto annunci nostri, ovunque abbiamo potuto iniziare a concretizzare ciò che abbiamo avuto come visione e lo abbiamo fatto, quindi credo che questa sia la sfida. Poi noi non pensiamo a breve, il progetto politico e programmatico di Tiziano Genovesi è un progetto che guarda da qui a 20 anni, perché oggi bisogna buttare le basi, perché sono processi lunghi, sono a volte anche processi complessi, ma se non c'è qualcuno che inizia mai si arriverà, e i nostri territori, in particolar modo le aree interne, sono destinate a morire. Tiziano Genovesi è stato l'interprete principale di questa nuova impostazione, noi l'abbiamo seguito e sono convinto che, così come l'abbiamo seguito noi, l'intera città gli darà quella forza e quella fiducia per poter realizzare questa sua grande visione.